Io ho distribuito questi fogli pensando che forse ci sarebbero venuti di più, ma ragazzi, ma comunque, una ventina, trentina di persone e basta. Boh, allora, niente, cominciamo. Innanzitutto grazie a tutti voi di essere venuti qua oggi, anche se è sabato e anche se la scuola è piena di porpori, e così è vero. Vabbè, ma comunque, il nostro tema di oggi è abbastanza interessante. Abbiamo ospite il nostro caro amico Matteo Pedassai, che è musicista, cantautore, chitarrista, allora, lui si è messo molto gentilmente alla nostra disposizione di venire a Mish e fare la presentazione, cioè il workshop sulla canzone italiana, che hanno chiamato Cantiamo Italia. Io vi ho distribuito dei fogli verdi in italiano e gialli in inglese, una breve descrizione del nostro workshop di oggi, dove potete trovare una ventina di canzoni che rappresentano un cantautorato italiano nell'ultimo secolo, quindi negli ultimi 100 anni più o meno. Allora, non ne riusciamo a sentirle tutte durante il workshop, ma stasera, non siete a casa, domani potete su YouTube trovare tutto questo e ascoltare. Vabbè, questa è l'idea, quello che oggi è più o meno un input e poi sarete voi a continuare a esaminare la lingua e la musica italiana a modo vostro, così come volete voi. Va bene? Ok, allora, ovviamente la lingua ufficiale del nostro incontro di oggi è italiano. Matteo parla l'inglese, se volete aggiungere qualcosa, chiedere qualcosa, non so, dire qualsiasi cosa potete farlo anche in inglese, certo lo facciamo con lui in italiano, nessun problema. Ma comunque in italiano, cioè, lui parla piano, Torino parla piano, così anche quelli che non parlano in italiano riusciranno sicuramente a capire il contesto generale con molti materiali audio visivi che ci sono in esposizione. E poi niente, una breve presentazione di Matteo, cioè di Torino, che è cantautore anche lui stesso, e poi anche conosce un po' la realtà serba, perché da un paio di mesi lavoro in Serbia